ancora, perché erano analizzati. Dici, la pressione come si misura? Si misura in bar e pascal. E un megapascal, quanti bar sono? Un megapascal sono un bar. No, 10 bar. 10 bar. Ah, sì, 10 bar, un megapascal. Sì. Vabbè. Senti, dici questa qua, che cos'è, come si chiama, come funziona, dove la troviamo? Quella è una valvola a scarico termico e una valvola di sicurezza. No, è un dispositivo di sicurezza. Perché se voi dite valvola di sicurezza, la valvola di sicurezza si offende, perché è questa qua. Vabbè, si trova in impianti a vaso chiuso. E funziona come sicurezza per controllare la temperatura nell'impianto, che non superi i 93 gradi. Sopra i 93 gradi apre la valvola e fa scaricare l'impianto. Scarica dell'acqua. Scarica l'acqua per far abbassare la temperatura dell'impianto. E quando la temperatura dell'impianto non si abbassa, praticamente termina l'apertura della valvola e scarica completamente l'impianto. Questa cosa, quando questa comincia a scaricare, nell'impianto scende la pressione, e quindi per logica viene ricaricato da acqua fredda. Il gruppo di riempimento da questa parte scarica. E quando la pressione per effetto dell'acqua che è uscita nell'impianto cala, questo in automatico manda l'acqua fredda, quindi la temperatura scende. Se non dovesse scendere, a 97 gradi termina l'apertura e si risponda completamente. No, a 97 gradi questa è in apertura totale, non si chiude, anche se scende la temperatura. Non la dite questa cosa, non entrate nei dettagli tecnici anche di un difetto costruttivo della valvola, non ve ne frega niente questa cosa. Questi sono sistemi di sicurezza, di protezione, no? Quindi questo deve proteggere l'impianto, come lo protegge? Scaricando dell'acqua, facendo passare la temperatura. E non basta. Mandando in blocco il bruciatore. Oh, e lo vuoi dire, scusa? Quindi ha due funzioni, non ne dite solo una, questa ha due funzioni, perché se vi danno la patente significa che quando voi entrate in una centrale termica, guardate questa, dovete sapere come funziona, no? Se hai gli esami non glielo dite con precisione, dice tu da una settimana ti sei scordato pure, quindi manda in blocco il bruciatore, dopodiché si presume che la temperatura si abbassi, la valvola chiude, ma il bruciatore e quindi va riarmato manualmente. Che significa riarmo manuale? Significa che necessita di un riarmo sul posto. E quindi implicitamente significa che ti costringe andare sulla persona fisica. Esatto, la persona vada a controllare la motivazione. Esatto, per quale motivo che si è intervenuto? Per quale motivo c'è stato questo evento anomalo per cui la temperatura è andata fuori controllo? Senti, dici la differenza tra potere calorifico superiore e potere calorifico inferiore. Potere calorifico inferiore è il potere calorifico che è un combustibile ha, togliendo praticamente la condensa, l'acqua, il calore che l'acqua, che il vapore acqueo porta via, vabbè, insomma, grosso modo, perché poi le cose le sapete, ma ve l'ho detto, non basta saperle, le dovete raccontare. Quindi, ma io la so, sì, però, allora, il potere calorifico inferiore del gasolio quant'è? 10.200 cosa? Kilocalorie. E non basta? Ora. Non ora. A chilogrammo. A chilogrammo. Un chilogrammo corrisponde a un litro, e di più e di meno.
Il gasolio pesa più o meno dell'acqua? No, il gasolio pesa meno. 0,83. E quindi un chilo di gasolio più di un litro. Un litro pesa 830 grammi, un decimetro cubo di gasolio, un litro, 800, per fare un chilo ce ne vuole di più. 10.200, il potere calorifico superiore, poniamo sia 11.000, c'è la differenza di 800 kcal, dove stanno? Praticamente la condensa che si crea nella combustione. E nella combustione si forma condensa? Che si forma durante la combustione? Acqua. Acqua, bravo. Perché si forma acqua? La causa della formazione di quest'acqua qual è? C'è l'aria che... No, ma Eneda, perché si forma acqua? Ma non va bene per niente, quali i vari elementi del combustibile per fare un'insalata mista? Non mi ascoltate. Nel combustibile, che c'è nel combustibile? Carbone. Poi? Idrogeno. Quasi sempre si parla dello zolfo per i suoi aspetti negativi. La combustione dell'idrogeno avviene con l'ossigeno. Forma l'acqua. Questa è l'acqua che c'è nei funghi. Quest'acqua alla temperatura di fiamma di combustione viene espulsa con i fumi sotto forma di vapore. Ogni chilo di acqua che va via con i fumi si porta via 539 kcal. 600? Da 0 sono 639? No, no. Da temperatura di cifra, non ci deve decidere. No, no, però questo un po' dovete ricordare. Adesso questi valori, voi vi dovete ricordare i poteri calorifici, gasolio e metano, le percentuali della lega conica, e va, non è tanta roba, insomma. Perché da 10,2 da 11 a 10,2 se... Perché 11.000 è il calore totale che sviluppa un chilo di gasolio. Calore totale. Ma quello realmente utilizzabile è questo. Perché 800 kcal se ne vanno... 800. Un chilo di acqua si porta via circa 600 kcal. In questo caso si vede che la quantità di acqua che si forma non è un chilo, è un po' più di un chilo, e quindi si porta via 800 kcal. Quindi conoscendo il potere calorifico superiore, no, mi fa piacere che queste cose le vogliate capire, però purtroppo questo è un patentino per acqua calda. Che non capendo. No, diciamo che non capendo. Insomma, no, troppo specifico. Poi diciamo che dovete limitare al controllo dell'impianto. Ci siamo. Però certo sarebbe pure carino dire facciamo un programma più approfondito in modo che uno oltre ad essere conduttore un pochettino no. Entra nello specifico. Però in questo caso io ho visto pure che non è che voi gradiate un corso che invece dura molto di più, ma alla fine deve entrare. Esatto. Quindi cerchiamo di fare proprio un po' più di quello che è necessario che il conduttore sappia. Però l'argomento della combustione finisce mai. Quindi quando uno si è fatto 5 anni di istituto tecnico industriale e si è diplomato perito termotecnico, poi non ci capisce niente. Adesso c'è una confusione di razza. Poi, no, poi si laurea in ingegneria, settore specifico, energetico, e quando esce non ci capisce niente. Poi comincia a lavorare 4 anni in un'azienda petrolifera di cellulare, e lì si comincia a specializzare in un settore, quindi capisce di quello e tutto il resto non capisce niente. Ormai Leonardo da Vinci e questi tempi non esiste più. Tutte le materie sono estremamente complesse, no? Se tu ti fa male un'unghia, se ti fa male un osso, ci sono 3-4 specialisti, no? Vai dal fisiatra, vai dall'osteopata, vai dal e ti dicono cose diverse. C'è la vena e devi andare all'angiologo, c'è il cuore, per carità, io sono 7-8 specialisti tra cardiochirurghi, tra tutti ci vogliono vedere. Sono tutti bravi. E allora nel settore tecnico le cose sono ancora più complesse, diciamo, c'è di tutto e di più. Allora, Cipriano, dici un'altra cosa, dici la formula chimica del metano. Carbonio, idrogeno, senza praticamente niente. Sì, ma c'è una formula chimica del metano, CH4. Ah.
l'anidride carbonica, proprio la chimica. CO 2. Gli acchiodano suspense, no? CO 2. Senti, il tiraggio del camino, no? Tu entri in centrale, lui sul tiraggio. Nel libretto di centrale c'è scritto questa canna fumare, tiraggio 6 mm. Trovi 10 mm di tiraggio. La temperatura è più alta. Quindi più forte è la temperatura, maggiore il tiraggio. Va bene, c'è il tempo fino a venerdì per presentare. Cocchiarella. Allora, che cos'è il rendimento termico di una caldaia? E il rapporto si esprime con la lettera ETA, e il rapporto tra il potere, la potenzialità nominale su quella focolare. Il rendimento di solito quant'è di una buona caldaia? Su quanto si agita? Dipende dalla tipologia di caldaia e della produzione. Diciamo delle moderne, se a Milano. Intorno dal 90, diciamo 93%, 93, 94, 95, poi no, se voi prendete un motore a scoppio in un'autovettura il rendimento non arriva al 40%, quindi le macchine termiche hanno rendimenti altissimi perché calore sviluppiamo e calore trasferiamo, poi ovviamente dobbiamo andare a compensazione, a condensazione, che invece hanno un rendimento superiore perché viene diciamo così riutilizzata l'acqua di formazione nei fumi per poter sfruttare. Si recupera anche per calore. Sì. Senti, Roma che zona climatica è? D. 5. No, zona D. Ah, D che sì, si può accendere quando? A novembre. Dal primo novembre? Dal primo novembre al... Fino alla... Questa è un'altra preparata. Braio. Più o meno. So che comunque fino al 15 aprile 90 giorni no 150 giorni novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, poi 15 giorni d'aprile che o si accende il primo, si accende il 15 novembre, comunque è una tipologia. Le temperature negli ambienti di vita quali sono? Per uffici abitazioni sì, 22 gradi tra 20 più 2 gradi di tolleranza, 20 più 2. Ricordate, temperatura massima 20 gradi più 2. 20 più 2 invece nella fase notturna o comunque a ambienti vuoti? No, ho usato via. Si chiama regime attenuato. Attenuato? 18 più... 16 più 2. 16 più 2. Questo è questo. Anche stato che questo. Dici... La combustione, che cos'è una combustione? La combustione è il risultato ovviamente del processo termochimico tra il carburante, quindi il combustibile, una temperatura di accensione e il comburente che normalmente è l'aria. E l'aria comburente. Allora ci vogliono tre cose, combustibile, concorrente e temperatura di accensione. I combustibili da cosa sono composti? Da dei componenti principali che sono... Ma due componenti principali? Il terzo, diciamo, partendo dal basso... Parte dall'alto. Carbonio, idrogeno, il zolfo, minerale, percentuale... Carbonio e idrogeno sono gli elementi utili del combustibile. Sì. Poi però in natura lo zolfo è presente praticamente quasi sempre. Sì. Tranne nel metano, dove ce ne sono. Considera inesistente come percentuale. Ce n'è pochissimo. Sì. Quindi carbonio, idrogeno e molto spesso c'è un po' di zolfo di mezzo. Lo zolfo è utile o è dannoso? È dannoso perché combinandosi con l'ossigeno dell'aria attraverso ovviamente il passaggio fino alla formazione dell'acido solforico in ultima analisi. Benissimo. Che poi va a intaccare le superfici e ovviamente le persone nella respirazione. Quindi lo zolfo è dannoso sia per l'inquinamento che produce, e questo è il primo elemento diciamo di cui teniamo conto, e poi la caldaia all'impianto può provocare dei danni. Quando è che lo zolfo diventa dannoso per l'impianto? Quando si forma all'interno stesso dell'impianto, ovvero in presenza diciamo, nei fumi stessi, con
diciamo, in linea di massima quando nei fumi sono presenti alte temperature o più di basse temperature. Qual è la temperatura critica al di sotto della quale? Punto di rigiato acido, 160 gradi. 160 gradi. 160 gradi.